Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio Senza Barcode. Buonasera a tutti. Dopo aver parlato di un frutto tipico delle nostre tavole nel periodo autunnale, le castagne, oggi vi racconto come avviene la raccolta dei funghi, che è una pratica abbastanza tipica sempre di questa stagione. Parleremo di come riconoscere i tipi di funghi commestibili e quelli velenosi, di quali sono le regole da conoscere e rispettare quando si vanno a cercare questi organismi in un bosco, e poi riepilogheremo le principali ricette della nostra tradizione che comprendono questo ingrediente. Sono molti gli appassionati di cibo e di eccellenze gastronomiche tipiche del territorio italiano che si dedicano ogni anno alla raccolta dei funghi. La ricerca si può effettuare oltre che in montagna e nei boschi, anche in zone collinari, in aperta campagna, in aree verdeggianti e selvagge che a volte si trovano anche vicino alla città. Con il passare del tempo, molti inesperti hanno purtroppo depredato senza criterio alcune zone. Perciò nel 1993 è nata una legge che regolamenta la pratica della raccolta dei funghi e stabilisce che ogni persona può raccogliere massimo 3 kg di funghi al giorno. In genere questo limite non riguarda gli imprenditori agricoli e nemmeno le cooperative agroforestali che abbiano l'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine. Gli ovuli, che tecnicamente si chiamano Amanita caesarea, ancora chiusi e che non hanno le lamelle visibili, non si devono raccogliere. Questo sempre per tutelare anche la specie. Non si possono utilizzare uncini o rastrelli, non si devono tagliare i funghi alla base in modo da mantenerli riconoscibili anche dopo averli raccolti. I funghi raccolti devono essere trasportati in contenitori rigidi ed areati e non in sacchetti di plastica. Questo perché la plastica non consente lungo il tragitto la diffusione delle spore fungine. Questo è un altro elemento molto importante per la legge. E poi ovviamente è vietato romperli o danneggiarli di proposito quando non si ha l'intenzione di raccoglierli. Infine, è proibito, questo in generale, portare con sé coltelli da cucina per la raccolta, questo perché poi ci sono strumenti proprio ad hoc per tagliarli al meglio. Facciamo diventare di moda la sicurezza. Le mascherine filtranti monouso FFP3 distribuite da LifeCare sono conformi alle indicazioni del Ministero della Salute. LifeCare mette a disposizione 14.500 mascherine FFP3 per uso personale. E per gli amici che ascoltano Web Radio Senza Barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 5 pezzi. Solo da LifeCare e nel limite di 14.500 pezzi è possibile acquistare mascherine FFP3 al prezzo di 4,50 euro l'una. Per ordinare le mascherine FFP3, visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione novità. Nell'ordine indicare sconto senza barcode. Nella maggior parte delle regioni italiane è necessario anche un permesso che si ottiene a pagamento e consente la raccolta dei funghi nelle singole aree territoriali, quindi è importante informarsi. Alcuni comuni hanno applicato delle limitazioni sul periodo di ricerca dei funghi, dalla fine di giugno fino alla fine di ottobre, e le giornate di raccolta in alcune zone sono soltanto il martedì, il venerdì, la domenica e i festivi. Ci sono poi alcune specie di cui si può raccogliere non 3 kg, ma solo 1 kg a persona ogni giorno. Se volete sapere di più appunto sui permessi che bisogna ottenere, su quanto costano e poi su quali sono le specie appunto che sono interessate da una limitazione nella raccolta, io vi invito a leggere l'elenco completo dell'articolo di approfondimento che ho appena pubblicato sul mio blog candyvalentino.it. Abbiamo parlato di legislazione che è importante sia per il rispetto dell'ambiente che per non rischiare di dover pagare multe anche molto salate.
Ma ora vediamo anche qualche consiglio pratico. Per raccogliere i funghi in modo corretto è necessario avere l'attrezzatura che consenta di muoversi anche in sicurezza all'interno del verde o del bosco. Ci sono due accessori in particolare che non possono mancare e sono il cesto di vimini, che appunto è il contenitore più adatto per permettere la diffusione delle spore durante il tragitto, e un coltello adatto a tagliare i funghi, che deve essere in genere dotato di lama e spazzola. Quando si va nei boschi e non si è particolarmente esperti e allenati, è anche importante scegliere zone non eccessivamente impervie da percorrere e neanche troppo isolate. È bene pensare di partire in compagnia con degli amici o con dei parenti, almeno in due, e portare ovviamente un telefono cellulare per richiedere aiuto in caso se presenti la necessità. Inoltre è importante anche scegliere l'abbigliamento giusto. Indossare indumenti comodi, traspiranti e di colori neutri o addirittura di colori militari. Quindi non è poi così buono il consiglio del classico stivalone di gomma. In realtà, dovendo camminare a lungo, è meglio usare una calzatura più traspirante. E poi c'è un consiglio più importante di tutti, cioè quello di imparare precedentemente a riconoscere i tipi di funghi commestibili e a distinguerli da quelli velenosi. Se dopo aver raccolto alcuni esemplari avete dei dubbi sulla loro tossicità, è meglio trasportarli separatamente da quelli di cui siete certi. E in caso, in seguito, potete usufruire di un servizio molto utile, ovvero potete rivolgervi agli ispettori del servizio di riconoscimento micrologico, che sono attivi nelle ASL, e vi daranno conferma che i funghi siano commestibili. Durante la raccolta dei funghi, l'unico modo certo per distinguere quelli commestibili da quelli velenosi è conoscere bene l'aspetto dei vari tipi di funghi. Sicuramente nel vostro studio vi sarà utile consultare dei libri o anche internet in cui ci siano delle immagini chiare. Intanto possiamo dire che ne esistono molti in natura, ma le 10 varietà di funghi più conosciute sono sicuramente i funghi porcini, che sono caratterizzati dal colore chiaro e dalla consistenza soda e si riconoscono soprattutto dal profumo, un profumo inimitabile. Gli champignon, che sono ricchi di fibre e poveri di calorie, e si trovano quasi tutto l'anno, infatti sono anche molto utilizzati nelle cucine, nei nostri piatti. I pioppini, molto sottili e caratterizzati dalla consistenza callosa. I chiodini, che si trovano a gruppetti e somigliano proprio a dei chiodi, sia per la forma che per le piccole dimensioni. Poi ci sono gli ovuli, che sono ottimi anche crudi, e grazie alla loro tipica polpa soda, e spesso infatti si mangiano nei ristoranti proprio così, presentati affettati su un'insalata. I pratajoli, riconoscibili dal cappello largo e schiacciato, e hanno un colore che va dal bianco fino al marrone. Poi ci sono i pleurotus, che sono anche detti orecchiette, e sono molto ricchi di proprietà nutritive. I finferli sono caratteristici per il cappello ondulato, forse vi verrà in mente, e poi c'è il cosiddetto fungo del pane, che si trova soprattutto nelle zone alpine e prealpine. Per concludere, un altro, il decimo più famoso, è la morcella o spugnola, che è quello che ha un cappello che ricorda proprio una spugna o anche un alveare per il colore giallastro. Facciamo diventare di moda la sicurezza per la nostra vita. Le mascherine mediche validate anche come chirurgiche dal Ministero della Salute, con relativo nulla osta distribuito da Lifecare, sono in pacchi da 50 pezzi e sono realizzate per la protezione di ciò che inaliamo da naso e bocca. Si raccomanda di sostituirla ogni 4 ore. In caso di lavoro in presenza di fumi o polveri, ridurre il tempo del cambio, così come suggerito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La sicurezza di noi stessi e di chi ci circonda è un diritto e un dovere civico. Lifecare mette a disposizione 20.000 mascherine mediche validate anche come chirurgiche per uso personale. E per gli amici che ascoltano Web Radio senza barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 50 pezzi. Solo da Lifecare e con questa promozione è possibile trovare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche al prezzo di 0,40 euro l'una. Per ordinare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche, visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione Novità. Nell'ordine indicare sconto senza barcode.
concludiamo e passiamo ad un breve excursus delle ricette, le ricette più famose e più facili da realizzare in cucina con i funghi. Così se tornerete dalla vostra escursione con un bel bottino avrete anche tante idee già pronte per metterlo in tavola. Le varie specie di funghi si prestano ovviamente a ricette differenti che possono essere di antipasti, di primi piatti, di secondi piatti e anche di contorni semplicemente. E quello che è importante tenere presente al di là della ricetta che si sceglie è che anche se si è in grado di riconoscere i tipi di funghi commestibili, prima di prepararli e metterli in tavola è fondamentale cuocerli almeno 30-45 minuti per neutralizzare buona parte delle tossine. Tra le ricette con i funghi più facili e veloci da preparare ci sono le lasagne, funghi e salsiccia, un classico, un abbinamento molto carico e ricco di sapore e apprezzato dai più golosi. Poi c'è l'orzotto di funghi, che è un'alternativa molto interessante al risotto. In genere viene abbinato con formaggio e zafferano e richiede solo un'ora di preparazione in tutto. I mezzi rigatoni con zucca e funghi, quindi un piatto che coniuga ben due specialità del periodo autunnale, molto gustoso. E poi passiamo alla carne, cioè il pollo ai funghi, una ricetta molto facile da preparare, molto gustosa, che si prepara sempre in un'oretta. Il polpettone è un'altra variante di secondo piatto, base di carne che però appunto viene arricchita e impreziosita dal sapore dei funghi e anche questo può essere combinato con della zucca. La zuppa di farro con porcini e castagne, un piatto vegetariano che si prepara veramente in poco tempo. E poi il brodo di funghi champignon, perfetto per le giornate fredde dell'inverno. Bene, io vi auguro una bella esperienza di raccolta e anche un'ottima scorpacciata. Alla prossima! Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio Senza Barcode.